Ecco, non vi devo presentare il nostro cardinale, la De Mauro Gambetti. Ecco, sentiamo una grande gioia perché ritorna in mezzo a noi. Noi della diocesi di Assisi non c'era Gualdo, perché per tanti anni è stato davvero, ecco, dei nostri in tutti i sensi, anche a livello di servizio alla vita diocesana, perché è stato anche vicario episcopale, tra le altre cose, e dunque lo sentiamo in modo particolare di casa, ma penso che a Foligno gli vogliate ugualmente bene, perché lo si conosceva sicuramente già come custode del Sacro Convento, e le nostre diocesi hanno un filo francescano forte che le unisce. Ecco, quello che gli abbiamo chiesto oggi sta davvero nel cuore della vita cristiana. Noi diciamo solitamente, anzi in questo forse sprechiamo anche un po' questa espressione, cari fratelli e sorelle, è uno dei nostri modi di belli, ecco, di rivolgerci alla nostra gente. Probabilmente queste parole, a furia di dirle, rischiano di perdere un po' di significato. Occorre riscoprirle alla radice. E sapete che il Santo Padre per questo ci ha dato uno stimolo veramente decisivo con l'enciclica Fratelli Tutti. È un testo nel quale sia lui che io siamo in qualche maniera particolarmente implicati, perché avemmo il privilegio di vederlo firmare sulla tomba di San Francesco, e non a caso sulla tomba di San Francesco, perché è a tutti noto quanto per Francesco, insieme con il Vangelo, fosse importante la fraternità. Vangelo e fraternità, fraternità e Vangelo sono come due facce della stessa medaglia. E avemmo la gioia di quel momento davvero intimo, perché stavamo nel pieno della pandemia nel 2020, il Papa venne proprio per qualche momento, si fermò giusto il tempo di una firma, potremmo dire. Non disse nemmeno una parola, ce la lasciava la parola, e che parola, ecco, consegnandola al nostro cuore di cristiani e anche al nostro cuore di pastori, perché intorno a questa parola si possa veramente ridisegnare e riconsegnare il volto di un cristianesimo che sia veramente seducente, perché il cristianesimo lo è la grande seduzione di Dio alla nostra umanità, il Dio innamorato che viene in mezzo a noi, si fa nostro fratello, ci mette insieme. L'umanità ha assolutamente bisogno di questa seduzione dell'amore e di questa seduzione della fraternità, e a noi il compito di pastori di veicolare tutto questo, e dunque approfondire di questa espressione fraternità per noi è d'obbligo e anche rigenerante, è quello che ci dà un colpo d'ala per poter essere pastori in questo nostro tempo difficile. Poi ho visto che la provvidenza ha lavorato anche, sia per lui, più per lui che per me, ma ha lavorato con entrambi, perché il Papa era venuto a firmare l'enciclica e già ci aveva nel cuore di portarselo a Roma accanto a sé. E ho visto poi che il Signore gli ispirava, non so se a lui prima e poi al Papa e poi a lui, di fare la Fondazione Fratelli Tutti, nello stesso momento in cui a me suggeriva di fare qui a Foligno, come i folignati ben sanno, il Centro Fratelli Tutti, che inaugureremo a Dio piacendo a Pasqua. Preannuncio già ai sacerdoti di Foligno che vi lascerò la bozza di un pensiero ispirante, dandovi anche il tempo di darmi tutti i consigli necessari che ci portino a questo scopo. Sicché ci siamo ritrovati poi insieme a vivere la bellezza di questa consegna anche con una profondità, ecco, di pensiero e anche di opere. Ecco, lui ha fatto la Fondazione Fratelli Tutti e io ho fatto il nostro Centro Fratelli Tutti. Speriamo che siano due cose secondo il cuore di Dio. Allora Mauro, grazie di cuore di quello che ci dirai, perché come vedi ti ascoltiamo tanto tanto volentieri e ci mettiamo
davvero con il cuore aperto alla voce dello Spirito che passerà attraverso di te. Grazie di cuore. Intanto buongiorno a tutti quanti, sono contento di vedere anche tanti volti amici, di confratelli, di presbiteri con cui ho camminato anche in questi anni, prima di essere portato a Roma. Ringrazio per questo invito, in particolare Sua Eccellenza, a cui mi lega un rapporto davvero molto fraterno e molto anche cordiale, amichevole, di cui sono contento perché è cresciuto negli anni appunto di servizio insieme. E credo a testimonianza di una fraternità ecclesiale che si può davvero vivere, si può davvero incarnare. Dunque io ho preparato un po' di roba, ma ho pensato poi, un po' perché veramente il tema è bellissimo questo che avete scelto, ma richiederebbe anche una lunga trattazione, perché per sviscerarlo in tutte le sue componenti. Ora, la prima cosa su questa, ecco, sull'enciclica io non entrerò più di tanto, perché immagino che già abbiate letto, sappiate, e poi suggerisco, per chi volesse approfondire, un testo che secondo me è fatto veramente bene, del Cardinal Cerny e di Don Barone, Christian Barone. Hanno fatto a due mani questo testo, Fraternità, segno dei tempi, il Magistero sociale di Papa Francesco. Faccio pubblicità perché mi risparmia così, loro hanno detto benissimo tante delle cose che vorrei dire anch'io, ma loro le hanno dette davvero bene, facendo questa operazione, cercando di rileggere il Magistero di Papa Francesco, la Fratelli Tutti, ma anche il Magistero sociale di Papa Francesco, alla luce del Concilio. Quindi facendo una prima parte sulle fonti di quello che è poi il Magistero di Papa Francesco, in particolare la Gaudium et Spes, la Lumen Gentium, la Nostra Aetate e così via. E andando anche a riprendere nel corso della storia post-conciliare gli spunti che nel Magistero sia di Giovanni XXIII, che ovviamente è conciliare, ma poi anche di Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, gli spunti che sono in continuità, o meglio, da cui prende spunto e dà continuità il Magistero di Papa Francesco. E una cosa in particolare, questa qui, la Fratelli Tutti, in sostanza riprende il metodo induttivo del Concilio, suggerito dal Concilio, in particolare attraverso la Gaudium et Spes, ma prende anche alcuni temi che già erano trattati nel Magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Importante perché, ecco, la pubblicità a questo testo non è soltanto perché così mi sgravio un po' delle fatiche di magari trattare il tema, ma anche perché io credo che sia importante per la Chiesa e soprattutto per chi fa un servizio come il nostro alla Chiesa, avere chiaro una volta per tutte che non ci sono motivi per sconfessare il Magistero di Papa Francesco. Ci sono motivi per interrogarsi sul tipo di Magistero e di stile anche che lui porta avanti, ma non di sconfessarlo. Per cui certe polemiche sono veramente fuori, ma fuori proprio, fuori nel senso che non sanno esattamente che cosa vanno trattando, e mi sembra che siano talmente pretestuose da diventare ridicole, perché poi chi porta avanti certi temi contro, appunto, polemici o nostalgici di non si sa quale
figura di papa o di non so che cosa, ma veramente mostra, ecco, tutta la sua povertà identitaria, povertà ecclesiale, cioè siamo, ecco, allora credo che sia importante avere chiaro in che tempo stiamo, appunto, e con quale orientamento, con quali orientamenti dovremmo percorrere il nostro tratto di storia umana e di storia ecclesiale, alla luce del magistero di questo Papa, che va in continuità con tutto quello che, appunto, prima hanno fatto i nostri padri conciliari, ma anche prima, è chiaro, adesso, però il testo parte dal concilio e viene avanti, insomma, anche in modo sintetico, non è una trattazione di chissà quale, ma si legge bene e poi dopo dà gli spunti anche di approfondimento sulla Fratelli Tutti dal punto di vista, grazie, proprio della dottrina sociale della Chiesa, che è un mondo di cui probabilmente noi, almeno per, parlo per me, io conoscevo adesso un po' di più, ma conoscevo una piccola parte di questo mondo della dottrina sociale, che in realtà è una risorsa incredibile per stare dentro al mondo come Chiesa. Ecco, allora i miei spunti, molto semplicemente, partono un po' da questo, innanzitutto. Stare nel mondo come Chiesa è la prima, secondo me, diciamo che è il primo obiettivo che dovremmo ridarci. Credo che chi è parroco, chi è parroco di strada un po', o da odore delle pecore, insomma, chi è parroco così già sappia bene che la Chiesa o è dentro il mondo e si lascia contaminare dal mondo per portare dentro a questo mondo la luce di Cristo, o se no non c'entra molto né con la missione che ha ricevuto né con la sua identità. Questo appartiene alla storia ecclesiale, chiaramente, non solo conciliare del Concilio Vaticano II, che a chiare lettere dice questo con la Gaudium et Spes, ma non solo, anche ad esempio la Lumen Gentium, presentando questa categoria luminosissima di popolo di Dio e tutto quello che si collega anche al ruolo del laicato, cioè evidentemente esprime questa posizione, questa postura ecclesiale. Ma dicevo, questa qui risale ovviamente alla più antica tradizione e uno dei testi più chiari in questo senso è la lettera a Dioneto, oltre che uno dei primi, tanto che qualcuno, Gino Giordani, lo considerava una sorta di completamento dei Vangeli e un'anticipazione della dottrina sociale della Chiesa. La lettera a Dioneto conosciamo tutti quanti benissimo, credo, proprio. Quando studiavamo all'ITA la studiavamo, perché era uno dei testi che ci veniva proposti. E per questo tempo credo che sia veramente un testo di riferimento in cui si dice che, appunto, la Chiesa, i cristiani stanno nel mondo come l'anima nel corpo. È fortissima questa immagine, che viene ripresa tra l'altro anche dalla Fratelli Tutti. È un, oltre che dal Concilio, Gaudium et Spes in particolare riprende, non alla lettera, ma riprende questo concetto parafrasando l'espressione della lettera di Dioneto. Dicevo, è un concetto molto forte che
rimanda a questo che dicevo prima. Io credo veramente che noi dobbiamo immaginarci immersi nel mondo per far sì che emerga la luce di Cristo attraverso la sua Chiesa nel mondo ed emerga portando in superficie anche tutte quelle azioni che Dio svolge, lo Spirito, dentro il cuore degli uomini non appartenenti, almeno in senso stretto, alla Chiesa, tutta quell'azione che lo Spirito sta facendo e che illuminano a loro volta il nostro essere di Cristo, il nostro essere Chiesa. E credo che, dicevo, dal punto di vista della immaginativa, che è molto potente poi per le scelte che si fanno operativamente, dovremmo assumerlo questo qui come una sorta di icona plastica dentro la quale ci ritroviamo mentre poi agiamo. Quasi adversus, come si dice, presidi di Covid, che adesso siamo tutti quanti attenti a non contaminarci, a rovescio, dovremmo immaginare proprio il rovescio, di lasciarci contaminare, come facciamo vaccinandoci, spero che tutti siamo vaccinati, ma secondo me è la cosa più naturale, proprio lasciandoci contaminare da quel virus, noi riusciamo a portare avanti la vita, proprio lasciandoci contaminare, ovviamente in dosi misurate dal mondo, come per il virus, così come Chiesa possiamo portare ancora avanti la vita di Cristo. Allora, questo credo che debba essere uno dei punti da assumere ed è il punto di vista dal quale, ecco, io guardo poi adesso il tema che così mi è stato chiesto di trattare. Se fosse il nostro punto di vista, probabilmente ci comporteremmo diversamente, per cui non è scontato. Se fosse il nostro punto di vista, quello che prima Monsignor Domenico così richiamava, a partire dalla lettura breve, se fosse il nostro punto di vista, probabilmente ci comporteremmo diversamente. Lo dico perché sono cose risapute, quelle che sono la Fratelli Tutti, non tutte, ci sono delle novità, ma in maggior parte sono cose che abbiamo già sentito o studiato anche, appunto, perché non è che il Papa si inventa una nuova dottrina. Ma non funziona dire so già. Perché non funziona? Ecco, non funziona perché mentre il mondo cammina e va, noi, adesso anche qui le letture così a grandi linee sono sempre mancanti e perdenti, però un pochino in Occidente, dico soprattutto, perché poi le altre chiese in giro per il mondo è diversa la questione, ma in Occidente si vede a occhio nudo che rimaniamo indietro nel senso di rimaniamo fuori, non indietro perché non seguiamo lo spirito del mondo, ben venga questo, ma non è questo il punto, è che non stiamo dentro a quello che accade nel mondo. Ora dicevo, questo punto di vista, che è quello poi delle parabole del regno, quella del lievito nella massa, quello del seme, del piccolo seme di senape, che poi diventa un albero dove si rifugiano gli uccelli, eccetera, eccetera. Questa qui è la logica. Dicevo, questo qui è il punto di vista che secondo me va preso, non scontato.
E allora il Papa nella preghiera al Creatore, ecco, dice così: Signore e Padre dell'umanità, infondi nei nostri cuori uno spirito di fratelli. A me è colpito molto che lui è dal suo cuore, quando uno scrive una preghiera gli viene dal cuore, abbia pensato di chiedere questo. E credo che sia il punto di vista dal quale propone questa enciclica. Signore e Padre dell'umanità, Padre di tutti chiaramente, infondi nei nostri cuori uno spirito di fratelli. Se lo chiede che lo infonda è perché non si vede questo spirito di fratelli nella nostra società, insomma nell'umanità, è evidente, ma forse neanche nella Chiesa. Rimango al punto di vista da cui guardare il mondo e vi propongo, come appunto la Chiesa, ecco, recependo quello che così è nella tradizione, in realtà, la Chiesa ha fatto con il Concilio, cioè di cercare di leggere i segni dei tempi, cioè di leggere che cosa accade nel mondo per poter effettivamente dire una parola evangelicamente utile al mondo. Lettura dei segni dei tempi, che è complessa, adesso non è che ho intenzione assolutamente di dire qualcosa di compiuto, non è una trattazione, ma sono spunti. Allora qui, su questo adesso seguo un po' il testo, perché vi chiedo un po' di attenzione, perché bisogna cercare di stare così dentro a delle polarità, perché sono sempre ambigui i segni, no? Ambivalenti più che ambigui, possono indicare l'uno o l'altra direzione, dipende il tipo di lettura e che cosa si vede oltre. E perché possano essere interpretati occorre anche un esercizio di focalizzazione dei temi, mettendo dentro alle lenti il Vangelo, la parola di Dio, che ci consente di focalizzare appunto i temi e renderli limpidi, che possano parlare. Per cui dico, non è, ecco, chiaramente una trattazione, ma sono alcuni spunti. Allora, alcuni di questi segni, dall'Ottocento in poi almeno, se non prima, forse dal Settecento, il soggetto, la soggettività, è diventato centrale negli spazi oggi, nella pluralità dei suoi spazi di comunicazione. Allora, questo è, diciamo così, è un segno, perché sia un segno dei tempi, secondo me bisogna chiedersi, cercare di capire che da un lato c'è dentro a questo segno c'è da un lato una rinuncia a quella seduzione epistemologica di collocare il soggetto in una cultura che lo fissa, e al contempo c'è un'apertura ad un ascolto dialogico delle sue molteplici voci e appartenenze. Dall'altro, lo stesso segno mostra che c'è, con questa centralità, dicevo, del soggetto in questi spazi di comunicazione sempre più dilatati e sempre anche più confusi, direi. Ecco, dall'altro c'è anche questo, c'è un relativismo e l'invenzione di una identità secondo i suoi propri sentieri e forme. Altro segno, c'è
in corso, soprattutto in Occidente, una destrutturazione della persona, una destrutturazione personale e sociale, in particolare dei contenitori dell'affettività. E questo, anche qui, una polarità, da un lato comporta un superamento di forme di ipocrisia e di rigidità, a vantaggio di una ricerca di autenticità, che delle volte scivola, come diceva Sua Eccellenza, nel libertinismo, cioè, secondo, diceva il testo, secondo la carne poi si vuol vivere, ma quello è uno scivolamento. L'altro polo di questo segno è un'affermazione del dato esperienziale su quello cognitivo normativo, con un progressivo prevalere della dimensione istintuale, da cui poi le derive. Ancora un altro segno, c'è una globalizzazione inarrestabile che avanza grazie a infrastrutture di comunicazione e tecnologia. Anche qui propongo due poli, questo segno. Da un lato la crescita imponente delle connessioni e degli scambi di mercato, di informazioni e di carattere culturale, e quindi una contaminazione da questo punto di vista. Dall'altro, la globalizzazione porta anche fenomeni di uniformità a discapito delle differenze, con la perdita della biodiversità, perdita di identità e tradizioni locali. Ancora un altro grande segno, ho usato questo termine che non è proprio, però rende un po' l'idea, l'ambientalismo. Da un lato un'attenzione ai territori e promozione della transizione energetica, delle buone pratiche a livello personale e comunitario, dall'altro una ideologizzazione a scapito, ad esempio, dell'uomo. Ancora, altro segno, una crisi economica di sistema, non è una crisi economica soltanto legata a qualche affare che va male oppure a qualche sbaglio che c'è stato nella finanza, no, è proprio di sistema questa. E allora da un lato questa, mi sembra che presenti questo segno, la sconfessione del modello capitalista, in particolare neoliberista, che ha al suo fondo l'utilitarismo, il consumismo e il libertinismo come trinomio, diciamo, di base. Quindi questa è la sconfessione del modello capitalista e l'attenzione crescente delle imprese e dei mercati alla dimensione ecologica e sociale. L'altro aspetto, l'altro polo del segno, la crescita della forbice sociale con pesanti ricadute sui poveri. Ancora un segno, ormai finisco con i segni, ricerca di spiritualità diffusa questa, tante forme. Allora, da un lato mi sembra che dica l'emersione dell'aspirazione dell'uomo alla pace e anche del desiderio di senso. Dall'altro mi sembra che il segno mostri altra faccia, che è quella del panteismo, del rischio quantomeno del panteismo e del sincretismo religioso. Un altro segno sono i flussi migratori, che dicono di un potenziale arricchimento reciproco in termini economici, culturali e sociali, ma dicono anche di situazioni di crescente impoverimento materiale, sociale, politico, in alcune aree del mondo.
Ultimo segno che vi propongo, l'anelito alla democrazia, che c'è in giro per il mondo e crea anche tante conflittualità, che porta con sé, credo, un risveglio della coscienza critica delle persone, ma anche, dall'altro lato, evidenzia la perdita di fiducia nei governi e nelle persone in genere. Per cui voler governare tutto, votando tutto, per dire, è un segno di una perdita anche di fiducia, di alleanza sociale quantomeno, se non politica. Bene, segni che... difficile, ecco, interpretare il tutto, ma in filigrana mi sembra che mostrino evidenti due cose. La prima è questa qui, che per pensare al futuro, occorre immaginare di vivere da fratelli, perché se non immaginiamo questo non riusciamo, credo, a costruirlo, il futuro, o meglio non riusciamo a rispondere, a mio avviso, a quelle emozioni dello spirito che sono impresse dentro a questi fenomeni che probabilmente stanno anche indicando la direzione, che appunto è questa qui, della Fratelli Tutti. Cioè c'è un appello, in fin dei conti, alla fratellanza dentro a questi fenomeni, un appello alla fratellanza che, a mio avviso, in filigrana si può cogliere, estrapolare, con, ecco, una... ovviamente un'operazione anche di purificazione che attraverso la parola di Dio, ecco, si può fare su questi vari segni. Allora, a mio avviso il Papa ha nel cuore questa esigenza, lo scrive anche nella Fratelli Tutti, far rinascere una ispirazione mondiale alla fraternità. Scrive questa enciclica, in fin dei conti, con questa intenzione profonda, perché credo, questo non so, ma mi sembra che lui viva il suo essere cristiano, come dicevo, stando a contatto... immerso nel mondo, da cui coglie, attraverso i segni dei tempi, coglie questa esigenza profonda di fraternità, di fratellanza. Allora, il secondo passaggio che volevo proporre è questo qui, cioè quanto effettivamente noi avvertiamo che questo qui è fondamentale dentro all'esperienza ecclesiale che viviamo oggi e dentro il mondo in cui siamo. Quanto lo avvertiamo davvero, direi, ontologicamente nostro, perché questa aspirazione ad essere fratelli, ma non è soltanto una missione, non so, un compito che ci è dato, per cui dobbiamo pensarci come fratelli, dobbiamo vivere da fratelli, ma non è questo è l'aspetto, diciamo così, normante, ma questo qui, io sono un francescano, evidentemente sono un po' di parte, ma questo qui è scritto dentro al cuore dell'uomo, questo è il punto. Cioè è strutturale alla persona questo desiderio di essere fratello. Per cui cosa succede? Che quando, per cui non so fino a che punto noi lo abbiamo, San Francesco aveva questa,
questa aspirazione alla fratellanza universale si vede, no, in alcune dei suoi scritti, ma anche nei suoi gesti, quello dell'incontro con il sultano è quello più forse famoso tra le cose, in cui si capisce, cioè lui aveva questa aspirazione che era previa alla appartenenza categoriale. Era previa, tanto che se io dovessi dire, ma non esiste un francescanesimo in particolare che non sia fraterno, che non sia aperto a tutti. Non esiste un convento che sta chiuso. Famoso, no? Il chiostro dei frati e il mondo. Che vuol dire? Che è talmente evidente questo tratto. Allora, in Francesco è un uomo nudo e lui riesce a portare alla luce quello che c'è in tutto e per tutto, almeno da quel che io ho potuto intuire di lui, a portare alla luce in tutto e per tutto l'umano. L'umano, come dire, che è illuminato, che è pneumatizzato, che è pneumatizzato dal risorto. E lui così lo mostra, perché non ha... Allora, tra le cose che mostra è questa qui, che la fraternità, viene in un certo senso prima, è prima. E che se noi non... Questa qui non ce l'abbiamo come meta, come orizzonte nel nostro, appunto, anche qui, nel nostro immaginario, ma noi perdiamo in umanità, ma perdiamo in ecclesialità e poi in evangelizzazione, ma non esiste, oggi non esiste più, a mio avviso, per i segni che ci sono dentro il mondo, una evangelizzazione fatta nel modo classico, cioè ho pensata come informazione di contenuti, come trasmissione di gesti intendo sacramentali, di insomma riti, di non può essere l'impianto, non può più essere quello. Occorre, ecco, dicevo, immaginare, perché non è semplice, cioè non è che c'è una ricetta, ma immaginare come stare nel mondo ed evangelizzare a partire da dall'assunzione di questa prospettiva, di questo orizzonte onnicomprensivo. Cioè io se non sono fratello non ci sono proprio, non c'è. Ma cosa succede? Che non è così. Non è così perché ancora noi tendiamo a vivere il sacerdozio alla maniera di Aronne. O tendiamo a vivere la nostra identità ecclesiale è come se dovesse stare di fronte, non dico in contrapposizione, ma come se fosse altro. Allora, in parte è vero, ma in parte no. È quell'in parte no che non viene sufficientemente alla luce. Viviamo ancora l'idea della struttura, ecco, ecclesiastica, con un'idea che non è sufficientemente fraterna. Per cui adesso il sinodo, la sinodalità, che di per sé dovrebbe essere nella natura della Chiesa, nella natura, cioè non è che è una cosa che dobbiamo fare, dobbiamo essere sinodali, ma dobbiamo fare i sinodi, ma che vuol dire? Cioè noi ce l'abbiamo nella natura questo qui, il ruolo dei laici, no? Le donne, ma di che stiamo a parlare? No, facciamo bene, ma rivela un gap che c'è, che ancora c'è. Ora dicevo, questo qui si vede che non è ancora
dentro al nostro orizzonte, perché poi cosa, appunto, le accentuazioni sono, aspetta, ma io ho un'identità che devo a volte difendere, non so, o mostrare in un certo modo. Ma ogni volta che noi confondiamo l'identità con, appunto, una categorizzazione di forme, di struttura, di va bene, ci sono anche delle questioni dottrinali, ma quando ci aggrappiamo a questo vuol dire che noi, e quindi poi ci contrapponiamo, perché delle volte diventa una contrapposizione, ma vuol dire che non abbiamo ancora dentro questa, perché il primo tratto identitario della persona e della Chiesa è la fraternità. Cioè noi aspiriamo a questo, dicevo, ontologicamente, e non si dà. Per cui dovremmo iniziare a pensare che tutte le cose che facciamo e quelle che diciamo, quando anche ci confrontiamo, ma devono essere tese a questo, a diventare più fratelli, a far crescere la fraternità, se no perdiamo tutti. E quando uno esercita un potere, ciascuno ha un potere, quando uno esercita un potere o lo fa immaginando di far crescere la fraternità, o se no fallisce, sbaglia, non serve. Perché il potere è in funzione di questo. Il potere di Gesù è in funzione, basta guardare a lui, non è che questo qui, San Francesco, lo lasciamo perdere, ma questo qui è Gesù. E non siamo di Cristo quando non facciamo di questo suo obiettivo, che tutti siano uno, e che quindi si parte da un'idea di fratello, di fratello sorella, insomma, di fraternità. Dicevo, strutturante il nostro essere. Se non partiamo da questo, allora, dicevo, poi nell'esercizio del potere bisogna stare molto attenti, perché si fanno dei danni, che se non siamo orientati a far crescere, allora, ad esempio, non c'è bisogno di tante contrapposizioni, ma c'è bisogno di dire la verità, di dire le cose, ci mancherebbe, ma un conto è dirle per affermare. Guardate, l'identità non è l'affermazione di sé, non sta nell'affermazione, sta nel creare invece fraternità, nel affermare che l'altro è fratello, è questa l'identità. E tu non hai bisogno di difendere niente, quanto più è forte la tua identità in questo, ma tanto più sei sciolto dentro, sciolto nel senso che la tua identità si diffonde. Questo è Gesù, che non difende proprio niente, cioè è evidente, l'incarnazione è questa qui, spiega, non c'è bisogno di tutte queste parole per dire che l'orizzonte è quello della fraternità. La morte in croce, ecco, basta, compie questo progetto, questa finalità, questa motivazione e questo obiettivo. Va bene. Allora, dicevo, questo è un altro tema, secondo me, importantissimo, cioè fare i conti con me stesso, cioè con la mia, me stesso personalmente, ma anche ecclesialmente, con la nostra idea o meno di fraternità come orizzonte. Poi l'altra cosa che vorrei così mettere sul tavolo come spunto, poi chiudo, è questa. Ma come si fa? Perché uno dei, forse, ecco, più o meno, poi ci diciamo, no, è vero, che i fratelli, cioè che la natura ecclesiale è questa, cioè se andiamo alle radici, adesso ho preso fuori, poi ho lasciato lì, ma agli Atti degli Apostoli è chiarissimo, cioè che la Chiesa è una fraternità che è mossa dallo Spirito e si ritrova intorno al Vangelo, a una parola che unisce. Adesso qui non spendo parole perché il Vescovo su questo ha fatto, oltre che ne ha fatto
oltre che un progetto pastorale per la diocesi di Assisi, qui Foligno sta così proponendo questo, che è la base veramente dell'essere Chiesa, cioè intorno al Vangelo ci si trova, perché sono relazioni che nascono intorno a Gesù sostanzialmente, e questa qui è l'essere Chiesa. Benissimo, lo dico, non spendo parole perché già abbastanza le spende il nostro Vescovo. Dicevo, questo bene, ma come si fa? Come si fa a viverlo, a essere proprio così? Perché il mondo creda, cioè perché il mondo riesca anche a cogliere, ecco, questo qui è un'altra, è dentro all'essere Chiesa, all'essere fratelli, eccetera, eccetera, c'è anche questa missione, cioè che appunto, proprio perché è una fraternità che è universale, cattolica, non può fare delle sette, insomma, ma non si può. Allora dicevo, come è possibile arrivare a questo? Ora c'è il metodo che vi consiglio di approcciare, di studiare, di seguire, che Monsignor Domenico ha tracciato nelle comunità famiglie del Vangelo. Maria, comunità famiglie del Vangelo. Comunità Maria, famiglie del Vangelo. Comunque è questo qui. Ma c'è un altro aspetto che secondo me è contenuto anche nel metodo che Monsignor Domenico ha tracciato, ma forse non sufficientemente messo in evidenza. Ed è questo. Sempre dai segni dei tempi, a mio avviso, e riprendo un'intervista, tutto sommato breve, ma per me preziosissima, di De Rita all'Osservatore Romano, Giuseppe De Rita, che è stato a lungo direttore della Censis, grande, secondo me, sociologo e statista. Bene, ha rilasciato questa intervista, gli chiedevano, ma secondo lei, un anno fa più o meno, all'Osservatore Romano, ma secondo lei il sinodo che cos'è? E lui dice, secondo me il sinodo non serve, a meno che non si faccia un sinodo sullo Spirito Santo. Poi spiega. Lui riprende in quell'intervista la teologia della storia che si sviluppa nel Medioevo, in particolare con l'opera di Bonaventura, ma non solo, e che Ratzinger ha ripreso. Teologia della storia che vede sostanzialmente una scansione dell'avvicendarsi dei tempi delle ere del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lui dice, ovviamente senza assolutizzazioni, per cui sono contemporaneamente tutte presenti queste ere, ma in alcune fasi della storia, direi, si accentua un aspetto o un altro. Ora lui dice, a mio avviso si è conclusa l'era del Padre, che è quella caratterizzata dalla, diciamo, dalla normatività, da una gerarchia in cui è riconosciuta l'autorità semplicemente per posizione, ecco. E, è finita quest'era da tempo e oggi è evidente, per dire, l'esercizio dell'autorità, prima dicevo del potere, ma l'esercizio dell'autorità, guardate le famiglie, ma dov'è che c'è il padre padrone, ma proprio non esiste più. Il padre, c'è il papà, bene, a volte c'è il mammo, insomma, viene un po' annacquato, bene, ma i figli, ma difficile che abbiano un'idea, ecco, di questo genere. In famiglia, nella Chiesa, allora, l'era del padre si chiude l'era del figlio, caratterizzata soprattutto dalla fraternità, cioè dal senso, diciamo, di orizzontalità. Orizzontalità nei rapporti, per cui tutta la fase, lui faceva riferimento al post-concilio, tutta la fase del volontariato, dell'associazionismo, delle
i consigli, tutto il movimento che c'è stato anche per cercare di costruire in un senso anche sociale, ecco, diciamo così, di socializzazione, l'esperienza ecclesiale, dice, ma ormai anche questa va concludendosi, se non si è del tutto conclusa. E c'è invece quest'altra era dello spirito che, se ancora non è iniziata, però ci sono già i prodromi. Ecco, io penso che sia effettivamente così. Dai segni dei tempi, io credo si possa cogliere che è un tempo questo qui in cui è favorevolissima, quantomeno, la emersione dell'era dello spirito. Cioè un tempo in cui lo spirito dovremmo farlo galoppare, perché io credo, ed è così, mettendo insieme, poi dirò un'altra cosa, ma mettendo insieme questo tema che prima dicevo dell'orizzonte della fraternità con il Vangelo da custodire, da leggere insieme, eccetera, mettendolo insieme con, allora, penso soprattutto ai sacerdoti, ma vale per tutti, con quel cuore sacerdotale che Dio ci ha donato con l'ordinazione, che è la fonte da cui si può attingere per mostrare Gesù, pastore, al popolo. E che non è fatto questo di semplicemente di insegnamenti di un certo tipo, di una teologia, qui ci sarebbe tutto il tema della formazione, ma insomma, di una teologia che viene proposta, che è fatto di dei sacramenti che vengono amministrati, certo, questo è importantissimo, ma qui si parla di qualcosa di più e che credo debba andare vada in sintonia e debba essere promosso in questo tempo. Qualcosa di più che, lo direi così, cioè noi siamo abilitati a, in fin dei conti, a conoscere talmente l'umanità di Gesù, e dovremmo per questo leggere continuamente i Vangeli con questa prospettiva, qual è l'umanità di Gesù? Di Gesù sacerdote, di Gesù pastore, di Gesù fratello. Com'è questa umanità? Leggerlo questo, leggerlo, interiorizzarlo il più possibile, perché possa sempre di più lo spirito che ci è stato dato far emergere dalla nostra umanità, che non è tutta, ma è un tratto peculiare di ciascuno, attraverso il quale, quella è come una feritoia, attraverso il quale gli altri possono vedere, dicevo, Gesù. Dicevo, affinché attraverso questa nostra umanità lo spirito possa far fiorire e rilucere un tratto di Gesù, dell'umanità di Gesù, che gli altri possano incontrare. E questo vale per tutti i battezzati, è evidente, ma attraverso di noi questa cosa è importantissima. Noi dovremmo essere maestri prima di tutto di questo, di un'umanità simile a quella di Gesù, che sostanzialmente poi riconcilia, appunto, promuove fraternità, che non sta sopra, ma sta sotto, che perde invece che vincere, affinché gli altri vincano, affinché gli altri possano essere valorizzati, possano... Io penso, adesso sto a San Pietro, penso a Pietro, per me sto scoprendo, standogli vicino, come credo debba essere anche il ruolo di un pastore, perché Pietro
capo della Chiesa, no? Cioè il grande Pietro che poi con questo carattere, cioè, ma nel cammino della sua vita finisce per scomparire perché gli altri possano essere protagonisti. Finisce, in fin dei conti, per svolgere un compito di tenere insieme una Chiesa che già allora aveva delle tensioni, ma è normale, basta leggersi cosa dice Paolo, no? Che insomma un altro carattere, ma Giacomo. Pietro finisce per fare questo servizio qui di unità alla Chiesa, scomparendo, cioè la sua umiltà che ha imparato perché si è convertito fino in fondo a Gesù, all'amore di Gesù, basta questo. E si è lasciato muovere dallo Spirito, tanto che la sua umanità è diventata così, come quella di Gesù. Allora, ecco, dicevo, noi dovremmo portare questo dentro alla Chiesa, dentro poi al mondo. Perché? Ecco, perché tutti i battezzati possano davvero... Allora dovremmo essere maestri di questo e maestri nello Spirito. Maestri nello Spirito, cioè dovremmo aiutare le persone, perché i segni dei tempi, dicevo, dicono anche questo, che c'è un momento in cui viviamo dove ormai abbiamo grattato quasi tutto, non tutto forse, ma quasi tutto dell'umano, ed è quasi, i nervi sono ormai scoperti. Le persone, i giovani soprattutto, a mio avviso, non serve dargli delle... cioè, non riescono, se tu appiccichi una dottrina nel cammino di crescita dei ragazzi, dei giovani, gli appiccichi la dottrina perché così poi dopo faremo i sacramenti. Ma non hanno la struttura, sono talmente destrutturati da tutto l'insieme, famiglia, social, questo, quest'altro, talmente destrutturati che hanno bisogno, i giovani come anche gli adulti, e c'è campo aperto affinché possano arrivare alle sorgenti dello Spirito, possano arrivare a scoprire, noi dovremmo essere maestri in questo, aiutarli ad andare fino in fondo ai bisogni, ai desideri, alle aspirazioni, alla confusione che vive, fino in fondo, perché lì trovano lo Spirito di Dio in loro, che farà fiorire anche la loro umanità e la farà fiorire ricca, ricca di senso, di significati, ricca anche di delle responsabilità che gli verranno affidate. E dovremmo essere maestri in questo, dicevo, perché altrimenti, io sono dell'idea che non è più sufficiente l'era del Padre, non è più sufficiente l'era del Figlio, ma occorra promuovere l'era dello Spirito. Ecco, in questo modo penso che si possa anche immaginare la fraternità ecclesiale non compiuta, ma adeguata ai tempi di oggi, che possa favorire la crescita della fraternità universale. Da San Pietro. Pietro è il primo cattolico, compie il primo atto di cattolicità quando va da Cornelio, ricordate nell'episodio degli Atti degli Apostoli, va da Cornelio con questa ispirazione, no? Va da Cornelio e parla un po' di Gesù, perché come mai mi hanno chiamato, vede scendere lo Spirito su questi uomini, su questa famiglia di Cornelio, romano, no? Un centurione romano, come era sceso, e quindi coglie che è la stessa fraternità, per cui li battezza, mangia con loro prendendo il cibo immondo, eccetera eccetera, contaminandosi, e poi torna e prende le bastonate, perché dico, ma cosa si è andato a fare, si deve difendere, insomma tutta questa storia. Ecco, San Pietro, intendo la Basilica, custodisce ovviamente il Pietro
che è la roccia su cui, sulla cui fede si erge, si edifica la Chiesa, principio di unità, ma anche custodisce questo tratto, e cioè di questa cattolicità, di questa apertura al mondo. E allora la Fondazione sostanzialmente vorrebbe tradurre questo. È come posta sulla soglia della piazza, dell'abbraccio del Bernini, ecco, è posta lì sulla soglia per incontrare la gente, per andare verso la gente, con delle attività poi che sono legate un po' all'arte, alla spiritualità, un po' alla formazione su varie tematiche, insomma, una formazione pensata in modo con spirito di fraternità, e poi il dialogo con le culture, con i popoli, con le religioni, insomma, insieme anche ad alcuni dei dicasteri che lavorano in questi ambiti, insieme un po' al mondo anche civile. Adesso stiamo costruendo un po'. Spero di non avervi confuso troppo, e di avervi stimolato un po'. Se non c'è nessuna cosa, vi dico l'ultimo punto, così, è il rapporto con le donne. Il rapporto con le donne che è fondamentale viverlo. Per noi che siamo, no, parte maschi, ma siamo chiamati al celibato, insomma, tutto l'apparato, la struttura, è fondamentale. Perché, prima dicevo, l'umano, che è uno dei... dovremmo essere in questo... C'era quel bellissimo, si cerca un uomo per la Chiesa, si cerca un uomo, Don Primo Mazzolari. Allora, per essere... basta guardare Gesù. Gesù, cioè il rapporto con le donne, che è un rapporto di apertura, di cioè Gesù quasi si mette a scuola a volte dalle donne, si lascia, certo adesso ammaestrare è una parola troppo forte, ma si lascia adesso, contaminare, nel senso che dicevo prima, tant'è che dal suo profilo emergono tratti di femminilità accentuati. Ma perché ci abbiamo bisogno proprio nella Chiesa, abbiamo bisogno che le istituzioni, che l'istituzione parli al femminile anche. Nella gestione, no, nel governo, appunto nelle comunità parrocchiali, no, nelle diocesi, ma nella Chiesa in genere, no, nelle varie... Ma abbiamo bisogno proprio di mettere dei tratti femminili. Allora dicevo adesso, non funzionale a questo, ma perché l'umanità sia splendente, ma deve essere integrata di maschile e femminile. E questo, appunto, siamo fatti maschi e femmine per una ragione creatrice di Dio. E non dobbiamo perderlo questo. Dovremmo in questo, ma lo so, si rischia anche un po', perché oltre a Maria c'è anche Eva, ma oltre a Gesù c'è anche Adamo, se per quello. La Maddalena, certo. Ma proprio così, ma soltanto rischiando anche qualcosa si fa l'esperienza della redenzione. E soltanto... a mio avviso, ma proprio per il ministero che abbiamo, secondo me è uno dei motivi, il ministero che abbiamo, per investire, questo qui fin dalla formazione andrebbe, ma c'è sempre modo, investire nelle relazioni con chi è più differente da noi. Chi è più differente da noi, ecco, io credo che sia... chi è che è più differente da noi? Allora, intanto, a livello di genere, quello femminile è più differente da noi maschi. Poi chi è più differente da noi? Beh, dopo si va dietro. Ecco, questo qui è lo spirito della fraternità. Vabbè,
adesso giusto per, siccome voi non dite niente, dico ancora, poi non dico più, vi saluto. Scusa Antonio. Ah, fraternità sacerdotale, questo. Allora, io penso che cioè bisogna andare alle radici, sempre alle radici. Oggi è il tempo che o si arriva fino in fondo, se no si appiccicano sopra delle cose che non funzionano. Allora, quando io penso appunto alla fraternità sacerdotale, ma io parto da questo, cioè abbiamo un cuore che è un cuore sacerdotale. Un cuore sacerdotale che è quello di Cristo, cioè che Lui ci vuole donare. Cioè io immagino Dio Padre che in Gesù ci guarda con una tenerezza infinita, perché sa, cioè, che noi siamo stati presi e sradicati, in parte ovviamente, ma antropologicamente c'è uno sradicamento. E cioè non può non commuoversi guardandoci. E vorrebbe trasferire in noi la stessa commozione, la stessa tenerezza, gli uni nei riguardi degli altri. Questo cuore qui, secondo me, pulsante, fonda la fraternità sacerdotale, che dopo si declina nelle forme che vanno benissimo. Io penso, ad esempio, che uno dei tratti distintivi di una fraternità presbiterale, diciamo, locale, insomma, uno dei tratti distintivi è questo qui. Come prima dicevo, cioè non è che io sono di Papa Francesco, io di Papa Benedetto, io di Papa Paolo VI, ma io sono di Gesù Cristo, che in questo tempo storico mette Papa Francesco. Come? Io sono di Gesù Cristo, che in questo momento storico mette il Vescovo Domenico come pastore qui. Questo qui è il punto, cioè di coagulo, di coesione di questa fraternità presbiterale legata a un territorio. E poi le forme ancora sono quelle, diciamo, sinodali o, se non sinodali, conciliari, cioè sono quelle forme attraverso le quali si possa sviluppare anche appunto questo, e le forme hanno bisogno ovviamente di essere, cioè le forme sono anche un po' sostanza, non sono soltanto per cui se ci sono i momenti come questo qui, questo qui è un momento di aggregazione, che non è soltanto andiamo a ascoltare uno che parla oppure il vescovo che deve dire due cose, ma questi qui sono momenti in cui andrebbe sviluppato il rapporto anche interpersonale, perché sempre c'è una soggettività che non bisogna dimenticarsi, che va messa in campo dentro il Vangelo. Poi in fin dei conti passa così tra di noi, come fa a passare? Se a livello personale ci mettiamo un po' in gioco nelle relazioni e affettivamente costruiamo, perché altrimenti va benissimo lo spirito, ma lo spirito passa attraverso la nostra carne, non prende la nostra carne e vuole fare con la nostra carne. Allora, appunto, poi dicevo queste forme, adesso dicevo forme sul piano istituzionale, ma poi dopo sono le relazioni che vanno ad esprimere, ecco, quello che è alla radice. E lo esprimono, appunto, semplicemente attraverso i rapporti, insomma, questo è decisivo. E in convento, io benedico Dio perché faccio una piccolo claim, una piccola pubblicità sul francescanesimo.
cioè io l'esperienza che ho vissuto di fraternità, di convento, di comunità, in particolare l'ultima al Sacro Convento è stata veramente esplosiva, perché è una miscela che non si trova, è difficilissimo comporre una comunità di quel genere. Benissimo, ma un'esperienza di umanità dove appunto io tantissimo ho imparato nello stare, nel intessere con le differenze notevolissime, appunto questo è uno dei tratti della comunità del Sacro Convento. E questo, cioè questo bisogna assolutamente, è una sfida che dobbiamo tutti, appunto anche le fraternità presbiterali, devono abbracciarla. Chi è più differente, ma lui, guarda, lui ha qualcosa che è fondamentale per la tua esperienza di uomo, di presbitero, attorno appunto a un punto di riferimento che... Per cui, poi dico, oggi non ci sta più. Noi, penso che uno dei peccati più gravi di cui ci sarà chiesto conto sono le divisioni. Cioè le divisioni dentro le fraternità, dentro al presbiterio. Ma queste qui, ma ci verrà chiesto conto, eh? Di questo sicuro. La divisione dal proprio vescovo, ma... In generale, le divisioni tra gruppi ecclesiali, ma è una cosa che veramente grida, ma le divisioni tra i cristiani, ma questa qui, io credo che ci pagheremo un costo altissimo su queste cose qua, un costo altissimo, ed è giusto, perché ma come facciamo a dire che crediamo in Gesù Cristo? Ma veramente è un controsenso. Rispetto a quello che dicevo, ma per questo alla radice c'è questa fraternità, c'è il principio dell'unità di tutto in un unico corpo, ma non è possibile, che non vuol dire noi facciamo esperienze francescani, altra cosa scandalosa che si pensi ancora che siamo divisi, ma per me è una cosa fuori dalla grazia, siamo differenti. Ma che vuol dire? Essere differenti vuol dire essere divisi? Ma assolutamente. Allora, noi abbiamo camminato, camminano, bellissimo. Ma come ti pensi? Questo è fondamentale. Ora dico, dove c'è divisione, per me si paga in termini, poi come mai... Ma come mai non siamo più tanto attraenti? Come mai la gente non viene? Ma come mai? Ma come mai? Ma come mai? Ma, cioè, è vero, il mondo... Ma e noi che cosa facciamo? Ma come fa lo spirito? Adesso, perché sono epoche diverse. Un tempo andava benissimo. Le forme che sono state adottate o la di fraternità tridentina... O preconciliare, no? andavano benissimo le parrocchie come erano impostate, ma certo andavano benissimo per quel tipo di società, per quel tipo di umanità, insomma per quella. Oggi è cambiato il mondo, evidente. Ora, non si può pensare che, allora, mentre prima certe cose non erano così incisive o così negative, anche se c'erano anche allora, perché non so, ma non erano così. Oggi non vengono fatti sconti, per questo io credo che paghiamo, ma già adesso, da parte nell'aldilà, non lo so come sarà, ma già adesso noi paghiamo un prezzo altissimo per cui la credibilità nostra, la nostra... Cioè, noi diciamo delle cose, ma però ne viviamo altre, ne facciamo altre, ma non ci sta proprio... Poi, appunto, oggi il mondo chiede autenticità. Adesso c'è tutto questo tema della trasparenza, che a volte è veramente una noia
assurda sull'amministrazione, no? Per cui dobbiamo essere trasparenti, va bene, ma è un segno di quello che chiede il mondo, che non gli va più bene, non gli sta bene che la raccontiamo. Per cui o quel che diciamo di credere lo viviamo, o se no, guarda, dimmi, ti dico la cosa che dovrebbe essere il meglio secondo me, però io faccio altro perché... Bene, fai così, sii autentico, almeno dillo, e allora il mondo è accogliente, anche del messaggio evangelico, altrimenti non ecco, la falsificazione, questo è il grande, poi è una mistificazione questo qui, noi prestiamo il fianco al demonio su questo, per cui non facciamo quello che ci è chiesto. Per cui se uno ha anche solo un nemico, ma deve continuare a interrogarsi come mai, e deve interrogare Gesù, ma come mai non riesco a perdonarlo? Fai tu, però io devo mettermi in cammino per essere con quel fratello nemico, per diventare fratello, punto, non dico amico, ma insomma. E allora, quando si vedono certi atteggiamenti, insomma, o certi comportamenti, a volte anche che non si tolgono, si toglie il saluto. Non si parla più con... Va bene, allora Fraternità Presbiterale, in questo è... Bene. Grazie, buona missione. Adesso arriva la Quaresima, per cui siamo tutti in penitenza. È un momento bello per il numero questa mattina, ringraziamo Dio, è frutto dello Spirito e anche forse grazie all'attrazione di Padre Mauro. Un momento bello, sono davvero felice di trovarvi così numerosi, ma è chiaro che è anche difficile poi interloquire quando siamo sistemati in questa maniera. Io gli voglio dire un bel grazie, non mi stupisce che abbia detto delle cose interessanti, poi avendolo frequentato, essendoci frequentati tanto tempo, conosco anche un po' la struttura del suo pensiero. Ecco, se uno va di dentro delle cose ci trova tanto Vangelo vivo, per dire, è questa cosa qui che ha detto, l'ultima, no? Ha detto, ma se c'è anche un solo fratello che mi è nemico, io non mi posso arrendere. Ma è esattamente quello che dice Gesù quando dice, quando vai all'altare, no? A fare la tua offerta, se c'è anche uno che ha qualcosa contro di te, non dice se tu hai qualcosa contro di te, uno che ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, vai a casa, corri a riconciliarti e poi, oppure quello che ha detto quando ha per l'ennesima volta ribadito, le nostre divisioni sono uno scandalo che preclude, impedisce la trasmissione della fede, ma esattamente quello che dice Gesù è che noi riprendiamo la nostra preghiera, quel passaggio lì che nella preghiera può essere, dice, ma che, perché il mondo creda che il Padre ti ha mandato, quella è esattamente parola di Gesù, del Vangelo, no? Siate una sola cosa perché il mondo creda. Tradotto, se voi non siete una sola cosa, il mondo è impedito. Noi facciamo tanto apostolato, tanta predicazione, tanta evangelizzazione, poi con la disunione, tagliamo le gambe allo Spirito di Dio, ci proviamo, poi lo Spirito si ritrova altri percorsi, però, e quindi dietro quello che ha detto, mentre lui parlava, c'aveva la Bibbia davanti, io per struttura mentale vedevo tutte le pagine di Vangelo che stanno al fondo delle osservazioni che lui così intuitivamente, poi con saggezza, con sapienza d'animo e con umanità ci ha detto, per cui lo voglio davvero ringraziare. È chiaro che dentro il suo percorso di un'ora di conversazione fatta a spunti si potrebbe integrare, aggiungere, magari obiettare, perché no, l'ora del Padre, però il Padre non è soltanto quello lì, il Padre è il cuore eterno, tutto. Però ecco una cosa che io voglio dire, l'ho detta ampiamente ai preti di Foligno recentemente, ma la ribadisco per tutti perché è di tutti.
davvero una fraternità che voglia essere evangelizzanti, che voglia essere ecclesiale fino in fondo e aperta alla fraternità universale, ha bisogno di un cuore nuovo e di uno sguardo nuovo. È lo sguardo che ti fa cambiare posizione positivamente. Cioè, tu davanti all'altro, come ti metti? Come quello che sta a vedere innanzitutto il punto dove sparare? O che sta subito ad accogliere quello che serve per agganciare e fare fraternità? Perché c'è sempre, perché siamo complessi, e la nostra vita c'è il bene e il male, c'è il bianco e il nero, c'è di tutto. Tu trovi sempre qualche cosa a cui puntare, su cui puntare il fucile, no? Ma non è questo quello che fa Dio, non è questo quello che fa Gesù, e dunque non è quello che deve fare la Chiesa. Allora cambiare lo sguardo e portarlo sul positivo. Poi il negativo non va dimenticato, perché c'è il peccato, bisogna denunciarlo, bisogna guarirlo, c'è la ferita, bisogna sanarla. Ma se tu parti dal positivo, cioè parti da Dio, allora anche il negativo, anche la macchia, l'ombra, ti apparirà in altra luce. Ecco, io l'ho detto tante volte, ma ve lo ripeto, anche perché l'ho cantato da entrambe le comunità. Io nella mia vita ogni giorno lo riscatto cantando, appena mi alzo, il cantico di Frate Sole. Ve l'ho cantato a Foligno, l'ho cantato ad Assisi quando sono arrivato 16 anni fa. Ma ti cambia lo sguardo ogni giorno, perché se tu oggi cominci col dire ma che bello, ma guarda quanto ho ricevuto, il sole, il cielo, il mondo, sono veramente destinatario di un dono infinito. Poi che ti capita che trovi il fratello imbronciato, che trovi il traffico sulla strada, ma questo ci sta. Però non ti fa innervosire tanto, non ti fa incupire tanto, perché il cuore si è aperto, perché hai guardato il dono di Dio, hai guardato Dio nella sua tenerezza e nelle sue creature. Ecco, allora, cambiare lo sguardo è anche il segreto per cambiare la prospettiva dei nostri rapporti e renderli progressivamente sempre più fraterni. Ecco, allora, a questo punto approfitto per non prendere tempo dopo per dire ai confratelli di Foligno che adesso insieme con i miei collaboratori, il vicario generale, il vicario per la pastorale, insieme con i consultori, metterò a fuoco quell'idea che vi ho già dato come spunto nella lettera pastorale. A un certo punto voi vedrete che faccio riferimento al centro Fratelli Tutti. Ecco, questo centro io lo sento e lo concepisco davvero come un sogno, spero che sia il sogno di Dio nel mio cuore, dove mettere insieme delle cose che possano esserci ispiranti e generative per farci capire qualcosa di tutto quello che ha detto Padre Mauro, perché sarà un centro in cui metteremo intanto a prima vista i fratelli un po' più lontani, più difficili, più poveri, no? Perché sarà un centro che innanzitutto deve essere un luogo di carità. Ci verranno quelli che non hanno una casa, quelli che devono essere ospitati, quelli che magari hanno un'altra cultura, magari si portano un'altra religione, perché noi non facciamo distinzione quando accogliamo, non diciamo accogliamo il fratello, no, italiano perché è cristiano e non accogliamo il fratello iracheno perché è musulmano, è fratello, dunque lo accogliamo, ma al tempo stesso dentro questa fraternità aperta all'universale cercheremo di fare una teologia che sia ispirata a questo e dunque trasferiremo lì la scuola di teologia che per tanti anni si è tenuta qua per rilanciarla anche con questa visione, perché sia una teologia veramente profonda che parta dal vissuto dello spirito e ci dia poi orientamenti di verità secondo il Vangelo, e ci metteremo insieme un centro di animazione, di formazione per gli animatori pastorali, perché tutto questo che Mauro ci ha detto e non si inventa, non è immediato, veniamo da una storia che ci condiziona, bisogna oggi ripartire con prospettive pastorali che in realtà sono quelle originarie, sono quelle del Vangelo, perché è da lì che si riparte, però occorre rifare un bagno nel Vangelo, un tuffo nel Vangelo,
e dunque c'è bisogno di formare gli animatori. E poi, come qualcuno già sa, ci metteremo una scuola di economia della fraternità, perché questo mondo va ristrutturato tutto perché possa vivere di fraternità, e se non si fanno dei passaggi essenziali nella maniera di concepire l'oikos in senso integrale, noi non diremo granché a un mondo che cammina per la sua strada, oggi si ritrova con delle difficoltà enormi, epocali, e chiede una bussola. Ecco, che Gesù sia la bussola. Allora, più noi questo lo viviamo, anche con un'istituzione simbolo che ci aiuta a ricordarlo, ci aiuta a formarci, sarà una cosa bella. Però, ecco, vi dico, poiché devo vivere fino in fondo la sinodalità, questo è il sogno che mi è venuto nel cuore non appena mi sono trovato davanti a quel centro che voi conoscete meglio di me, no? Che non è ancora inaugurato perché non è ancora finito, adesso ormai è finito, ma è stato come un... sapete quando lo spirito vi dice, ecco, qui... Ciò, diceva lo spirito a San Paolo, vai lì perché lì c'è un popolo per me. Ecco, io ho sentito questo quando ho visto quello stabile. Ecco, adesso, quello è quello che è venuto, ma lo spirito ce l'avete anche voi, per cui io quello che mi è venuto nel cuore ve lo consegnerò in bozza. Quindi quello che avrete voi sacerdoti, e poi mi aiuteranno i collaboratori, ma soprattutto il consiglio pastorale, che anch'io sono d'accordo con quello che ha detto Mauro, c'è bisogno di ragionare insieme con i laici, di ragionare insieme con le donne, qui siamo una bella assemblea al maschile, ecco, ma la Chiesa è fatta di maschile e femminile, è fatta di preti, di laici, quindi avrete come consiglio pastorale che è prossimo a radunarsi questa bozza, di fronte alla quale vi prego di reagire mettendovi in ascolto dello Spirito, in modo che lo Spirito che ha parlato in me e quello che parla in voi, ecco, sia lo stesso Spirito che alla fine genera anche una bella iniziativa. Per cui, ecco, io vorrei ringraziare Mauro per i grandi, importanti e profondi spunti che ci ha dato. Ecco, il resto lo affidiamo allo Spirito di Dio perché ci faccia completare e soprattutto ci faccia rinnovare, perché completare qui serve poco se non si passa dalla testa al cuore e dal cuore alle mani e alla vita. Grazie caro Mauro, buon cammino, e speriamo che questa visione anche della fondazione, ma intanto ti ho dato il mio sogno nei pochi fogli, sono altre prospettive e altri livelli, però nella Chiesa tutto si tiene, e può essere quello che ci hai detto ispirante per noi, e quel poco che facciamo noi forse anche ispirante per te. Grazie di cuore. Applausi.